Anna Palumbo. Io vivo a Striano, in provincia di Napoli. Sono cattolica cristiana. Di lui ho sempre saputo che è un ragazzo eccezionale, e di grande intelligenza, molto socievole. Ho imparato che se l'è saputa cavare. È stato bravo a superare anche psicologicamente dei momenti di caos interiore. Perché adesso, dopo tanti anni, io capisco quello che lui ha sofferto, perché ha sofferto. Quando si è reso conto di essere gay, e con la consapevolezza di dover affrontare nella vita tanti problemi. E adesso io che lo vedo tranquillo, sereno, con il suo compagno, inglese, londinese, sono contenta, sono felice. Non è cambiata affatto. Diciamo che lui mi ha detto di essere gay dopo che io gliel'ho chiesto direttamente. Allora lui viveva a Milano, è venuto per le festività natalizie, eravamo in macchina e gliel'ho chiesto io. Lui mi ha guardato e ha detto sì, mamma. E allora quei dubbi che io avevo, anche se mia figlia, che era si sono sempre confidati, era una sua confidente, me ne aveva già accennato, però io pensavo fosse... non ci ho dato, sì, l'ho recepita questa cosa, però ho detto ma può darsi che mia figlia si sbagli, così. Però gliel'ho chiesto poi in quella circostanza e lui ha detto sì. E poi l'ho abbracciato, ci siamo abbracciati, ho detto io ci sono perché io sono tua mamma e qual è il problema? Ci siamo abbracciati e lui poi dopo, quando è partito per Milano, perché studiava ancora a Milano, ha detto mamma, questo è il Natale più bello della mia vita. E lo ricordo con i brividi addosso, quindi questa sua gioia, questa sua felicità. Io ho imparato, dopo che ho saputo che mio figlio era gay, ho imparato a vedere gli altri in modo diverso, senza nessuna preclusione e forse prima ero più superficiale sui bisogni e sugli altri. Adesso invece capisco che ognuno di noi ha dei bisogni e se gli altri li capiscono e danno una mano a raggiungere anche dei traguardi, delle mete, io penso che sono migliorata su questo. Conosco non meglio le altre persone, però forse riesco a percepire quando hanno qualche difficoltà. Io sono credente, sono praticante. Non è cambiata la mia posizione di cattolica. Non ho dovuto imparare niente. Il mio Dio è un Dio misericordioso, è un Dio che accetta tutte le diversità del mondo, lo ha sempre fatto fin da quando predicava. Non so se tu sei
cattolico, ma Dio si metteva contro gli altri perché era dalla parte delle pubblicane. Erano le prostitute dell'epoca e lui le difendeva dagli attacchi dei cosiddetti credenti, quelli della Chiesa di allora. Quindi il mio Dio è un Dio misericordioso, non mi sono mai posto il problema del fatto che mio figlio era gay e quindi che potesse in qualche modo cambiare la mia fede sto divagando troppo. Io ho saputo che mio figlio era gay, gliel'ho chiesto perché avevo dei dubbi, me l'ha detto, abbiamo convenuto che non c'era nessun problema per me. E quindi ci siamo abbracciati, ho preso atto ufficialmente di questa cosa che non mi ha per nulla destabilizzata, se non per quanto riguardava la sua vita, perché avrebbe dovuto affrontare dei problemi, li ha affrontati effettivamente. Avrebbe lui e anche noi dovuto accettare che non avrebbe avuto figli. Perché questo forse è una delle cose che segnano lui e forse anche me, perché mi sarebbe piaciuto avere da parte sua dei nipotini, ma non è un problema. Ho nipotini dalle figlie femmine e lui adora le sue nipotine e il suo nipotino, quindi non è questo il problema. Però io l'ho saputo ormai da una decina d'anni, forse pure di più, mio marito l'ha saputo questa estate, l'estate scorsa. E mio figlio è venuto a settembre per fare da padrino alla sua nipotina e ha portato il suo compagno da Londra. E quindi ciò che sapevamo io e le mie figlie, io ho altre due figlie oltre ad Alessandro. Lui ha dovuto a questo punto dirlo anche al papà. E dopo che ci siamo parlati, io e lui inizialmente voleva che glielo dicessi io, che sarebbe arrivato col compagno, però poi si è reso conto lui stesso, non sono stata io a forzarlo. Lui ha detto: "No, mamma, io penso che devo parlargli io." Così gli ha scritto una lettera. E gliel'ha mandata su WhatsApp. Yuri, questa è una lettera che io non ho mai letto. Mi sono ripromessa di farlo, però è un rapporto a due quello tra lui e il padre. E non ho voluto entrare nel loro rapporto. Quello che è certo è che mio marito ha preso la cosa come se l'avesse sempre saputo. È arrivato mio figlio con Calam, il suo compagno, e mio marito siamo andati a prenderli all'aeroporto e mio marito ha detto: "Ah, ma tu parli?" Perché lui ha detto: "Ciao." E mio marito ha detto: "Ah, ma tu parli italiano?" Lui ha detto: "No, no, no, no speaking italiano." E ci è rimasto un poco male mio marito, perché avrebbe voluto forse fare delle discussioni. Però poi da allora è tutto normale. Abbiamo festeggiato, è stato con noi, l'abbiamo portato al ristorante, abbiamo fatto. L'unica cosa, Yuri, però, di questa cosa che quindi ti dicevo, mio marito ha accettato la cosa come se fosse, come l'avesse sempre saputo, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Però io e mio marito non ne abbiamo mai parlato. Parliamo di Calam, perché io quando sento quasi tutti i giorni mio figlio gli mando i saluti per Calam. Però io e mio marito non ne abbiamo mai parlato. E questo forse è una cosa che devo fare. Però mio marito non ha subito traumi, come io pensavo, però Yuri, sai perché?
perché mio marito è un uomo all'antica. Viviamo in una comunità nel nostro paese, è un piccolo paesino dove tutti si conoscono, dove ancora ci stanno delle preclusioni, dove ancora si scherniscono certe persone. Quando si vuole offendere una persona, ancora si dice chil è ricchione, perché noi qua a Napoli, no, i gay vengono additati ancora come ricchioni. E quindi pensavo che mio marito avrebbe avuto uno shock, ti devo dire la verità. Invece no. Io ho amato ancora di più mio marito perché non lo conoscevo abbastanza io. Davo per scontato che avrebbe reagito male, addirittura che si sarebbe potuto sentire male, perché lui è cardiopatico, quindi io ho avuto questa preoccupazione, ti devo dire la verità. Invece lui no, lui lo sapeva, lo aveva intuito. E quando il figlio a cuore aperto, perché sicuramente gli avrà scritto a cuore aperto, perché Alessandro quando scrive ti fa emozionare, lui ha avuto solo la certezza di quello che lui già sapeva. Solo che un altro passaggio che devo fare, ti confesso che lo devo fare, devo parlare con mio marito. Non abbiamo mai parlato apertamente del problema di Ale, però lui sa che vive col suo compagno, sa che ha un bel lavoro, sa che vuole comprare casa, sa che sta bene, e questo forse gli basta. Però io devo assolutamente, appena mi sentirò, appena ci sarà un'occasione, dobbiamo intavolare questo discorso io e mio marito, dobbiamo ragionarci sopra, ma solo per fare un coming out noi, lo sai? Perché lo dobbiamo fare pure noi come genitori. Io non credo che la mia fede, la mia religione mi abbia aiutato in qualche modo ad accettare. Io penso che per ogni genitore il figlio è sangue del proprio sangue, si ama a prescindere. E quindi per me ho dovuto superare solo dei preconcetti che sono ancestrali nella nostra società. Noi siamo cresciuti con questa cosa ed è bello oggi che i giovani, no, sono più aperti di noi. Io ho 63 anni e sono cresciuta col concetto che i gay erano diversi, ma erano diversi quasi da deridere, come se non fossero state persone da rispettare. Oggi sono felice perché oggi non è più così. Oggi un ragazzo gay preferisce amare un ragazzo e non una ragazza, ma è sempre amore quello che lui prova nei confronti di un'altra persona, ed è un amore puro, sano, da accettare e anzi da valorizzare. È un amore. Mia figlia ama suo marito, mio figlio ama il suo compagno. Speriamo si sposino, così dico suo marito. Assolutamente. Non c'è nessuna differenza, è solo un preconcetto che abbiamo, è dovuto alla nostra educazione, ma l'educazione penso più della mia generazione ad andare indietro, ma i ragazzi oggi sono molto aperti. Io vedo le mie figlie, non hanno nessun tipo di preclusione, sono cresciute in ambienti dove c'erano tanti ragazzi gay, forse pure qualche ragazza, perché poi l'ho saputo dopo che magari quella ragazza era gay, era lesbica, ma loro non hanno mai avuto. Quindi io vedo il futuro, lo vedo con tanta speranza di cambiamento.
E credo che se una volta quelli che noi nel nostro ambiente chiamavamo ricchioni, oggi è un ragazzo gay che ama un altro ragazzo, ma con la dignità e con l'altruismo e di una persona etero uguale, diciamo, senza nessuna differenza. Io oggi vedo che non vengono più derisi i ragazzi gay come avveniva quando io ero ragazzina. Oggi si dice: ah, quello tiene il compagno, lo sai, è gay, ma basta, finisce là, è come dire: lo sai, quella ragazza sta con Tizio. E sono felice di questo, c'è un'evoluzione positiva nella mentalità dei giovani. Certo, ci sono sempre le eccezioni, ma ci sono ovunque le eccezioni, che non sono regole. Quando ho saputo di mio figlio, perché lui mi ha confermato i miei dubbi, non abbiamo avuto nessuna reazione, non abbiamo avuto la necessità di festeggiare, oppure solo che mio figlio è stato felice. Mio figlio mi ha detto: mamma, oggi è il Natale, quest'anno è il Natale più bello della mia vita, perché lui aveva capito che io lo amavo come mamma e il mio amore non era mica cambiato, anzi, ero solo preoccupata per lui perché poteva magari andare incontro ad una vita un poco più difficoltosa, come è stato effettivamente, come è stato. Però sono orgogliosa di mio figlio perché ha superato tutto e oggi vive felicemente col suo compagno, con un lavoro meraviglioso che si è creato e spero che sia felice sempre di più giorno per giorno. Le mie convinzioni non sono cambiate, però vedo queste persone con occhi diversi, perché penso che siano persone che hanno dovuto lottare per imporre. Come lo vogliamo chiamare, per imporre il loro stato di gay, il loro stato perché la società sta cambiando adesso. Mio figlio ha 30 anni, e secondo me, qua nel mio paese, avrebbe avuto qualche difficoltà. Ma difficoltà soprattutto perché lui stesso, secondo me, sa che questa è una piccola comunità pettegola, ancora un poco retrograda, un poco contadina. E quindi io credo che qua nel mio paese avrebbe avuto una vita meno serena di quella che ha adesso. Perché lui è stato a Milano, ha studiato a Milano. E anche lì non ha avuto problemi. Aveva un gruppo di amici, sia etero che gay, che io ho conosciuto. E poi ha deciso di trasferirsi a Londra e credo che viva tranquillo adesso, perché vive in una società che non bada al fatto che tu sei gay o etero. Vale quello che Cioè conta quello che vali, quello che sei, quello che dimostri di valere. E non c'entra niente la tua preferenza sessuale, il fatto che tu ami un uomo piuttosto che una donna. Non si entra nel merito di questo.
No, io oggi non ho più nessun problema a sostenerlo. Io lo sostengo come figlio. Gli do tutto il mio amore, a volte gli do la mia preoccupazione. Vive in una città, adesso col Covid sono preoccupata, gli faccio tante raccomandazioni sul fatto di evitare assembramenti, di mettere la mascherina, anche se lì a Londra non la mettono più. Lui quasi mi deride ridendo, no? Mi prende in giro. Perché dice: mamma, ma noi qua stiamo tutti così, ma non ti devi preoccupare, ho fatto la terza dose, siamo più tranquilli. Però io non ho niente, non lo devo sostenere in nessun modo, non lo devo. L'ho sostenuto economicamente dopo il Covid perché aveva perso il lavoro e quindi è stato per qualche mese senza retribuzione, quindi io sono arrivata e l'ho soccorso, ma a prescindere da ogni cosa, gli ho dato il mio sostegno economico, poi lui se l'è cavata subito dopo pochissimi mesi. No, riguardo al suo stato di gay, io non ho nessuna. No, nessun rimpianto. No, forse avrei dovuto chiederglielo prima, perché io gliel'ho chiesto una decina d'anni fa. Lui aveva 20 anni. Avrei dovuto chiederglielo prima. Mi rimprovero solo questo, perché immagino un ragazzino che scopre di essere gay e che comincia a frequentare certi ambienti e ci sono dei rischi, secondo me, perché quando si è ragazzini ci sono sempre dei rischi quando frequenti una comitiva. Quindi oggi, col senno del poi, io non mi rimproverò di non averglielo chiesto, però avrei fatto bene a farlo perché penso che lui se la sia cavata sempre bene. Però l'ambiente della droga, quando io dicevo: Alessandro, ma non è che amici che si drogano, mamma, ma sai quanti ne tengo di amici che si drogano? Diceva lui: ma che me ne importa? Tu mi hai sempre inculcato il terrore per certe cose, quindi per certi versi mi hai fatto il lavaggio del cervello, quindi io sono immune da certe cose. Però allora erano queste le mie preoccupazioni di mamma, no? Il ragazzino di 16-17 anni che frequenta degli ambienti, a 18 anni si è trasferito a Milano. Dice: mamma, ma veramente è così? Ed è stato così, Yuri, e se l'è cavata sempre bene, e forse è poco pure merito mio, questi lavaggi del cervello che ho fatto io ai miei figli, e loro me li rimproverano adesso, però adesso che sono adulti forse si rendono conto che questi lavaggi del cervello, come li chiamavano loro, è vero, li hanno un pochino intimoriti poi ad andare avanti nella vita, però sono serviti a fargli discernere il bene dal male, quello che era possibile da quello che non era possibile fare. Quindi, per certi versi, io ho 3 figli splendidi, 2 ragazze e un ragazzo, sono fiera di loro, e un poco pure merito mio, se sono così. Sicuramente, sicuramente. Ogni tanto me lo dicono, non sempre, ma ogni tanto me lo dicono. Quando si amano i propri figli. Io dico a qualche altro genitore che si trova nella mia stessa situazione: le preoccupazioni per questo figlio o per questa figlia non sono quelli se sono gay, se amano una persona dello stesso sesso, sono altre le preoccupazioni. Sono quelle di essere capaci di destreggiarsi nei meandri della vita che spesso non sono piacevoli. Un genitore oggi deve essere preoccupato per un figlio se non lavora, deve essere preoccupato per un figlio se ha delle cattive amicizie, deve essere preoccupato per un figlio se sta poco bene, se ha malattie, ma non certamente un genitore deve preoccuparsi delle preferenze sessuali di un figlio. Assolutamente. Io credo che mio figlio dice: abbi sempre me come obiettivo della vita.
comportati sempre bene. Fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te. Quindi essere una brava persona, rispettare gli altri e aiutare gli altri quando ne hanno bisogno.